dell'anno 2020 e inizio dell'anno 2021. Naturalmente tempo di bilanci e tempo di aspettative anche per il prossimo anno. L'anno appena trascorso è stato un anno difficile per tutti i cittadini, per le amministrazioni comunali e anche per la nostra. Un anno che ci ha visto sicuramente impegnati a combattere contro un nemico nuovo, contro tutti, tutti ne abbiamo avuto a che fare. È stato naturalmente un anno difficile che ci ha imposto forti limitazioni, ci ha naturalmente minato molte nostre certezze e ci ha dato comunque, ci ha messo a tutti alla prova. Guardiamo naturalmente al prossimo anno come un anno di fiducia, di speranza, da ritrovare in pieno spirito comunitario che deve essere sempre mantenuto, anche sulla scorta delle positive esperienze che dobbiamo cogliere di quest'anno. Il ritrovato spirito comunitario che abbiamo verificato comunque essere presente nella popolazione, in tutti coloro che si sono impegnati per poter far sì che in qualche modo le conseguenze della pandemia potessero essere alleviate, e quindi parlo naturalmente sia dei comuni cittadini che si sono adoperati per venire incontro alle esigenze naturalmente della popolazione, per poterli accompagnare musicalmente, per poterli essere vicino in momenti difficili, ma ovviamente mi riferisco anche all'intervento costante che c'è stato da parte delle associazioni del territorio deputate alla cura e alla tutela della salute, quindi le associazioni che si sono impegnate, che sono state in prima linea per poter fornire un aiuto costante, una vicinanza sempre presente e continua alla popolazione e ovviamente a chi volontari hanno affiancato queste associazioni nel poter far arrivare gli aiuti materiali e naturalmente anche gli aiuti che alla popolazione era doveroso dare in termini di vicinanza e di sostegno. Come amministrazione comunale naturalmente ci auguriamo che questa tipologia di vicinanza alla popolazione che è stata tenuta venga proseguita anche per il prossimo anno e che naturalmente tutti noi si possa essere il più possibile responsabili per poter far sì che l'anno 21 sia un anno di ricrescita e di ripresa in tutti i sensi. L'anno che sta finendo si è concluso con un evento comunque particolarmente significativo, che è quello legato alla consegna dei vaccini presso la RSA di Subbiano, RSA Boschi. È stato un evento particolarmente toccante perché ha visto consegnare agli anziani ospiti della struttura le prime dosi di vaccino, del vaccino naturalmente contro il Covid. È particolarmente significativo ed è un motivo di vanto per la nostra comunità il fatto che sia stata scelta la struttura RSA Boschi, innanzitutto perché avvalora ancora di più l'impegno e la dedizione degli operatori sanitari presenti nella struttura e, come detto altrove, è anche un segno di significativa vicinanza nei confronti degli ospiti della struttura stessa, che sono stati coloro che effettivamente hanno avuto nel corso della loro storia, si sono caricati nel corso della loro storia sulle spalle la ricrescita di questa comunità molti anni fa e a cui deve andare ancora tutto il nostro rispetto e tutto il nostro amore. Infine dobbiamo dire che è un segnale ancora di maggiore attenzione nei confronti di tutti gli operatori che si sono prodigati per poter far sì che la struttura sociosanitaria restasse nel miglior modo possibile tutelata, e mi rivolgo naturalmente al presidio effettuato dai volontari della Misericordia di Subbiano, che hanno garantito gli accessi in tutta sicurezza e le dotazioni di sicurezza e di attenzione necessaria. L'anno che andremo ad aprirsi speriamo, come abbiamo detto, che possa essere un anno di ricrescita dal punto di vista delle attività che possono essere fatte nel nostro paese. Un esempio lo avremo subito per quanto riguarda il trasferimento, per quanto concerne invece i servizi scolastici, presso la nuova struttura che ospiterà la direzione scolastica presso la palazzina dell'ex area Bianchi, che sarà appunto adibita ad ospitare questa struttura. Finalmente la scuola potrà godere di un edificio che andrà a
sostituire dove poter naturalmente ospitare la direzione scolastica e quindi tutti i servizi scolastici importanti che debbono essere ospitati, e ci auguriamo che questo possa essere diciamo, l'elemento fondante per poter far sì che l'attenzione verso tutta questa tipologia di servizi da parte delle amministrazioni sia sempre tenuto a portata naturalmente presente da parte delle attenzioni degli amministratori. L'augurio che vi voglio fare a tutti è naturalmente quello di potersi ritrovare qui il prossimo anno a poter vivere le nostre comunità nel miglior modo possibile, non soltanto per le attività che seguo in prima persona, quindi quelle culturali, ma naturalmente per tutta la socialità e per tutta la popolazione che ha bisogno di sentire vicino la propria amministrazione. Grazie.